Signore e signori, buongiorno a tutti. Oggi, 27 gennaio, ricorre il 70° anniversario della liberazione dei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau in Polonia, avvenuti ad opera dell'esercito sovietico. Sono trascorsi ben 7 decenni da quando, dunque, venivano battuti i cancelli di questi luoghi di morte e sofferenza. La Repubblica Italiana, nel 2000, ha stabilito di celebrare in questa data il giorno della memoria, un momento di riflessione per ricordare non solo la Shoah, ovvero il genocidio ad opera della malata ideologia partorita dalla Germania nazista e poi propagatasi nei paesi alleati, tra cui l'Italia, che costò la vita complessivamente a 15 milioni di ebrei di ogni età, ma anche le leggi razziali, le persecuzioni subite nel nostro paese anche da rappresentanti di altre minoranze religiose, i nostri connazionali, militari ma anche civili, che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, e chi, a qualunque titolo, si è opposta a questo progetto di sterminio e a rischio della propria vita ha salvato altre vite, nonché protetto i perseguitati. Il Comune di Cernobbio, con questa cerimonia, vuole partecipare al giorno della memoria, nella certezza che soprattutto le giovani generazioni debbano avere piena consapevolezza di quanto accaduto in Europa pochi anni prima e poi durante la Seconda Guerra Mondiale. Diamo ora apertura ufficiale di questa cerimonia commemorativa con le note dell'inno nazionale eseguita dal giovane Lorenzo Taroni. Grazie. Dottor Paolo Furgoni, sindaco di Cernobbio. Grazie a tutti per aver partecipato a questa celebrazione, grazie al prefetto che ci onora della sua presenza e a tutte le autorità, alle forze dell'ordine e a voi tutti e alle scuole che ci sostengono sempre e danno. Che ci sostengono sempre in queste iniziative. E diventa particolarmente significativo il fatto che ci siano i ragazzi oggi, come è stato detto anche stamattina alla celebrazione analoga a questa a Como, perché è importante ricordare, e non ricordare un fatto storico che si è chiuso, ma una vicenda che vive e che ci deve ancora insegnare tanto. E vorrei richiamare ai ragazzi, ma a tutti noi, soprattutto due parole: la responsabilità nella normalità. Quanto cioè questi fatti non siano segnati solo da cattivi tremendi, che Hitler che ha deciso di uccidere le persone da un lato, o da eroi che lo hanno sconfitto. È segnata da tante persone che sia nel male che nel bene hanno inciso profondamente. E non lontano da noi, qui nel nostro paese, a Cernobbio come in tutta Italia. I carnefici non furono solo i cattivi dell'SS, ci furono tanti italiani che a seguito delle leggi razziali che il nostro governo emanò si trasformarono in carnefici.
trovarono gli ebrei, ma anche chi comunque non era d'accordo, e parteciparono allo sterminio delle minoranze etniche, degli ebrei, di chi non era allineato al potere. Così come altre persone assolutamente normali che facevano il loro lavoro contribuirono viceversa a salvare tante vite umane. Ed è l'esperienza, abbiamo ricordato pochi giorni fa Don Umberto Marmori, a cui è dedicata la vostra scuola. Don Umberto faceva il sacerdote e nella normalità è diventato un eroe ed è morto a causa delle torture che i nazi fascisti gli hanno inflitto, proprio perché aiutava le persone, perché era normale per lui dare una mano a chi era in difficoltà, a chi non voleva, ai militari che non volevano arruolarsi nell'esercito repubblichino, ma anche agli ebrei che dovevano scappare e trovare rifugio in Svizzera. Era normale per lui e per questo lui è morto. Questo vorrei sottolineare. Ci sono persone normali, Cesarina Dotti che è morta quest'anno, che abitava a Piazza Santo Stefano, non chissà in quale posto lontano, e tanti tanti cernobiesi che aiutarono le persone così semplicemente perché si trovavano sulla loro strada. Questo fa la differenza, ragazzi, non gli atti di eroismo sia nel bene che nel male, ma la quotidianità del fare il proprio lavoro, il proprio dovere, anche a sacrifici, anche sacrificando qualcosa di noi stessi. E l'ultimo richiamo che voglio darvi è che questi valori non sono sbiaditi nel tempo, bisogna anzi preservarli: la tolleranza, il rispetto per le diversità, la fraternità, non sono cose che, vabbè, ci hanno dato tanto tempo fa. Le persone che hanno dedicato la loro vita e che l'hanno spesa 70 anni fa ci hanno consentito in questi 70 anni, non solo come Cernobbio, ma come Italia e come Europa, di vivere 70 anni di pace. Questi valori che ancora oggi vengono messi in discussione, anche per paura, immagino le risposte che sono emerse di fronte agli atti di terrorismo che hanno colpito Parigi recentemente. Guardate che l'unica risposta è ancora oggi quella della normalità e dei valori. Per cui queste guerre si vincono se noi rimaniamo fedeli a quegli ideali che ci hanno lasciato 70 anni di pace. Non li vinceremo perché cacceremo gli altri, perché diventeremo intolleranti noi quanto loro, più cattivi noi di loro. Li vinceremo se rimarremo fedeli ai nostri ideali, magari anche a rischio della propria vita, come è successo, ma è l'unica strada possibile per il futuro. Quindi questa giornata della memoria io la vorrei dedicare a tutte le persone normali che ci hanno però regalato, con il loro impegno e la loro dedizione, anche a rischio della propria vita, questi 70 anni di pace. Grazie. Abbiamo il gradito onore di avere tra noi Sua Eccellenza il dottor Bruno Corda, prefetto della provincia di Como, al quale cediamo ora la parola per un suo pensiero. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito, che ho accolto molto volentieri, così come lo scorso anno, da parte dell'amministrazione di Cernobbio, in particolare del nostro sindaco. Le parole del sindaco mi colpiscono molto e hanno un significato profondo. Vuol dire utilizzare una giornata come questa non come un momento di riflessione storica, di analisi storica. Anche questo è un elemento importante, quanto per capire quale sia il succo oggi di una situazione come quella che si viveva al momento in cui sono state emanate le leggi razziali, quindi nel 38, che si viveva in Italia, un paese che è stato sempre estremamente tollerante, nel quale il concetto di religione, di diversità religiosa, non ha mai costituito un elemento di grande differenziazione tra le diverse persone. Improvvisamente è diventato un qualche cosa di imposto e certamente di utilizzato da tanti. Alcuni l'hanno utilizzato per poter avere un vantaggio economico, qualcuno ha avuto piacere che
una parte della popolazione, la popolazione di religione ebraica, cadesse in disgrazia e quindi che si potesse prendere il patrimonio di queste persone per appropriarsene in proprio. Qualcuno ha avuto il piacere di vedere il proprio vicino di casa, che magari era stato più fortunato economicamente, socialmente, più fortunato di lui, cadere anch'egli in disgrazia e dover sparire dalla circolazione. Qualcuno ha avuto piacere che qualcuno che aveva una cultura superiore alla propria potesse essere messo da parte in modo definitivo, perseguitato e tante volte dovesse finire per sparire. Questo ha portato in buona sostanza al fatto che alcune persone abbiano goduto di questo fatto, di una condizione diversa da parte di questi che semplicemente professavano una religione diversa dalla propria. Poi c'erano degli altri che effettivamente si erano convinti del fatto della razza ariana in rapporto a quello che erano gli altri, non meglio identificati altri. E questi altri erano semplicemente delle persone che avevano o una cultura diversa, o una religione diversa, o semplicemente delle posizioni politiche differenti, o ancora appartenevano a delle etnie, l'etnia rom in modo particolare, che venivano comunque considerate un qualche cosa di estraneo. E la cosa particolare è che mentre nell'ambito dell'Europa centrale, dell'Europa dell'Est, la differenziazione di religione era estremamente forte, questo germe dell'intolleranza era fortemente presente, lo era da tempo, invece nel nostro caso, nel nostro paese, questo non avveniva. Quindi alla fine c'è stata quasi una forzatura dell'indole degli italiani che non avevano un genere di posizione, ma qualcuno di questi ne ha approfittato. E ne ha approfittato in modo anche molto profondo, collaborando con coloro i quali, le sette tedesche, avevano poi il compito precipuo di andare a stellare i terreni di collaborando con grande entusiasmo a questo genere di attività. Però ricordiamoci bene, soprattutto voi ragazzi, che il conformismo da questo punto di vista e la mancanza di coraggio credo che sia poi la componente principale. Il conformismo in quel momento era riuscire a isolare queste persone, metterle da parte e possibilmente farli sparire, così come è capitato a voi. E la mancanza di coraggio voleva dire non aiutarle, anche in quelli con i quali si era vissuto fraternamente sino un attimo prima, propri concittadini, propri, come posso dire, appartenenti al medesimo palazzo, la medesima struttura sociale. Ecco, creare una demarcazione tra questi. E allora, ritornando al ragionamento che giustamente faceva il nostro sindaco, qual è il punto di riferimento adesso? Perché può servire una cosa di questo genere? Perché questo insegna che cosa vuol dire la tolleranza, insegna cosa vuol dire riuscire a capire le posizioni degli altri, non l'essere conformisti nei confronti delle posizioni dei più. Tante volte ci viene bene ragionare in modo spiccio, come dice qualcuno, di pancia, ragionare in modo, come dire, in cui il nostro cervello non segue dei percorsi raffinati, dei percorsi che possono portare a qualche cosa di un pochettino più complicato. Tante volte le frasi fatte ci vengono molto bene e ci viene molto pratico doverle utilizzare. E allora forse lo sforzo maggiore, proprio per ricordare la giornata della memoria, proprio per stare nella linea della giornata della memoria, è quello di capire che forse bisogna mettersi una domanda in più. Ecco, cerchiamo di fare questo sforzo. Quando stiamo per dire una cosa, mettiamoci una domanda in più che precede a questo. Magari chiediamoci il perché la cosa funziona in quel termine, perché quel certo atteggiamento, quel certo comportamento si sia svolto in quei termini. E capire che anche tante volte essere anticonformisti ed essere coraggiosi, qualche volta, devo dire sempre, alla fine paga, ed è un qualche cosa che eleva il nostro pensiero, la nostra anima e il nostro cervello. Questo è l'onore che noi possiamo fare a tante persone che sono cadute in occasione appunto della Shoah e delle persecuzioni. Grazie. Testimonianza e ricordo sono alcuni dei valori fondanti del Giorno della Memoria. A Cernobbio ha sede un centro studi che si occupa non solo di approfondire argomenti al centro oggi della nostra attenzione, ma anche di evitare che tutto quanto sia accaduto in Germania e nei territori italiani occupati dalle forze naziste e da tanti nostri connazionali cada nell'oblio. Si tratta del centro studi Schiavi di Hitler. Lasciamo dunque la parola al suo presidente Walter Merazzi. Grazie e buongiorno a tutti.
giorno della memoria è un giorno importante, significativo, perché perlomeno una volta l'anno c'è una riflessione collettiva, comune, su fatti avvenuti 70 anni fa che comunque riguardano ancora la nostra storia presente. La riguardano perché hanno colpito a fondo le nostre famiglie, quindi è storia locale, storia familiare. Lo riguardano perché le questioni della deportazione, della schiavizzazione degli individui, della violenza, della guerra, purtroppo sono ancora, appartengono ancora anche alla nostra epoca. Quindi è importante riflettere, ricordare e che ci sia comunque una giornata dedicata a queste vicende, anche se noi riteniamo che una giornata in qualche modo è poco e che queste vicende bisognerebbe su queste vicende bisognerebbe lavorare di più, soprattutto nelle scuole che dedicano comunque, prese da mille incombenze, a queste vicende, a queste questioni, forse non dedicano il tempo necessario. E sarebbe invece una lezione di vita, indubbiamente. E l'esempio di Cernobbio è assolutamente calzante, come ha ricordato anche il signor sindaco e come si è accennato anche stamattina durante gli interventi a Villa Olmo, il nostro territorio fu profondamente coinvolto da queste vicende. E se non ci fu guerra qui, perché la guerra fu una cosa limitata, però deportazioni, schiavizzazione degli individui, violenze ci furono altrettanto. Cernobbio nei giorni di guerra e nei 20 mesi che succedettero all'8 settembre divenne uno dei luoghi importanti per i tedeschi. La villa d'Este divenne un ospedale militare e le ville vennero requisite da altri comandi. Qui si installò anche un grosso comando delle SS che aveva il compito di guardare alla frontiera praticamente dal Trentino fino al Col di Tenda, fino alla Liguria. E il confine di Cernobbio era importante perché il confine, diciamo, della provincia di Como era importante per tutta una serie di motivi, prima di tutto perché c'era una ferrovia che conduceva direttamente nel cuore dell'Europa, che passava attraverso la Svizzera centrale, e quindi attraverso questo confine passavano, passò di tutto, passò una parte d'Italia, 50% dei trasporti tedeschi durante l'occupazione passarono da Ponte Chiasso, quindi beni razziati ma anche materie prime che arrivavano dalla Germania, il carbone per far funzionare le fabbriche della Svizzera e dell'Italia passavano da Ponte Chiasso e mentre andavano in su, mentre verso la Germania partivano treni carichi appunto di beni razziati, rastrellati in Italia, rubati. Questo da una parte, dall'altra parte un confine mobile, un confine facile in qualche modo da attraversare. E infatti in provincia di Como vennero in tanti che scappavano dalle altre regioni e dalle altre province d'Italia per cercare rifugio in Svizzera, la Svizzera neutrale che accolse fino a un certo punto, perché poi a un certo punto chiusero anche le frontiere, buona parte di questi esuli. Alcuni furono respinti dopo il 16 settembre e vennero catturati dai fascisti che si disponevano lungo la frontiera, mandavano guardie e arrestavano quelli che gli svizzeri respingevano. Così la maggior parte degli ebrei catturati nella provincia di Como, che furono parecchi, furono più di un centinaio, non erano cittadini comaschi, arrivavano da altre parti, ma furono catturati in provincia di Como, detenuti a San Donnino e presero la via del Lager, della Germania, di Auschwitz e di altri campi di sterminio da cui non fecero ritorno. Quindi è una storia che riguarda il nostro territorio, questa vicenda di cui si parla nei giorni della memoria, non è qualcosa di astratto che riguarda persone lontane da noi e, come è stato anche giustamente accennato, queste persone, molte di queste persone riuscirono a salvarsi perché trovarono sul territorio gli aiuti necessari, indispensabili per potersi nascondere, poter essere accompagnate alla frontiera e superare questa frontiera facile, ma facile nel senso che non c'era da scavalcare montagne per passare, spesso bastava sollevare una rete e passare di sotto, mentre le guardie svizzere si giravano dall'altra parte, ma comunque sempre pericoloso perché, come dicevo, lungo la linea di frontiera c'erano anche le guardie italiane, le guardie fasciste che cercavano di impedire questi scontri. Quindi dobbiamo ricordare oggi, in questa giornata, quanti
aiutarono gli ebrei nella fuga. E il nostro lavoro ricorda anche quei cittadini cernobilesi, e furono più di un centinaio, oppure furono deportati, cosa che spesso si dimentica, perché il giorno della memoria non è dedicato soltanto alle popolazioni ebraiche, di razza ebraica, oppure anche ai testimoni di Geova, peraltro qua in questo parco dei giusti, che sia stato creato, è importante che ci sia, viene ricordato anche un testimone di Geova che frequentò Cernobbio e che poi abbandonò Cernobbio, venne poi arrestato e ucciso lì e poi morì anche lui. Ma dicevo, fondamentalmente la nostra ricerca comunque si appunta sui locali, sui cittadini, sugli italiani, e un centinaio di cittadini di Cernobbio e frazioni finirono nei campi di deportazione tedeschi, furono deportati insieme a altri 700.000 militari italiani e civili rastrellati perché costituivano una fonte di lavoro indispensabile. Vennero schiavizzati nell'Europa civile, che già vedeva appunto la persecuzione delle altre razze, si instaurò anche la schiavitù, che coinvolse più di 12 milioni di cittadini europei costretti a lavorare per far funzionare la macchina bellica tedesca, che senza questi schiavi si sarebbe fermata. E quindi di questi 100 cittadini di Cernobbio, che nessuno ricorda, che comunque patirono 20 mesi di lager e sfruttamento coatto nelle fabbriche, nelle miniere, dovunque si produceva per la guerra, e che ebbero un grande merito, perché ebbero il grande merito di, e questo dobbiamo assolutamente loro riconoscerlo, soprattutto nel 70esimo, a 70 anni dalla fine della guerra, dalla fine di questi orrori, mentre gli ultimi testimoni stanno ancora viventi, ma ormai al lumicino stanno scomparendo. E a questi cittadini italiani, a questi cittadini di Cernobbio, come cittadini degli altri paesi, nessuno in Italia disse mai nemmeno un grazie. Solo negli ultimi anni viene consegnata una medaglia da parte del governo italiano a questi cittadini che ne fanno richiesta, peraltro, e in questi anni ne sono stati consegnati dal 2009 200 domande. Voi pensate che in provincia di Como i deportati furono circa 10.000, anzi più di 10.000. Ebbene, questi giovani, perché si trattava di giovani, ventenni, presi in armi e disarmati e messi su carri bestiame e trasportati verso località ignote e messi poi in condizioni disastrose nei lager a patire la fame, le violenze e il lavoro forzato, 50.000 di questi morirono. Anche alcuni cittadini di Cernobbio non tornarono da questa triste vicenda. Ma a questi militari, a questi giovani militari, bisogna ricordare appunto un altro grande merito, perché a loro fu chiesto se volevano uscire dal lager. Bastava che rinnegassero la loro identità, che decidessero di arruolarsi con i fascisti e i tedeschi. E non era una risposta facile da dire, perché dire sì ai fascisti e ai tedeschi voleva dire tornare a mangiare, essere rivestiti, essere tolti dal lager e anche la possibilità di ritornare in Italia. Ebbene, l'80% di questi uomini in massa rifiutarono questa offerta lusinghiera per loro e affrontarono quindi un percorso di desolazione, fame, violenze, morte. Di questo noi oggi dobbiamo fare tesoro, perché la loro fu una scelta di resistenza non armata, che fu una parte importantissima, fondamentale della resistenza italiana, che spesso celebra soltanto le grandi battaglie dei partigiani in armi, ma dimentica quella che fu l'atteggiamento di gran parte della popolazione che aiutava, e soprattutto anche la scelta degli IMI, la scelta dei militari che finirono in Germania, che con il loro rifiuto non portarono certamente alimento alla guerra fascista e nazista, affrontando per questo il lager e le sue brutalità. Questo vogliamo ricordare, questo dà un senso al nostro lavoro, questo dà un senso a questa giornata, e dobbiamo dire grazie alle amministrazioni che a questa giornata dedicano la dovuta attenzione, e alle scuole altrettanto, con l'invito comunque ad approfondire, studiare, riflettere, perché questo non lo facciamo mai abbastanza. Grazie.
Questa occasione è dedicata in modo particolare ai giovani. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Don Umberto Marmori di Cernobbio, attraverso alcune letture, testimonieranno ora le drammatiche emozioni e le forti sensazioni di coloro che hanno vissuto in prima persona la brutalità e l'inumanità nei campi di concentramento e sterminio. Questo è un uomo di Primo Levi, 10 gennaio 1946. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e gli amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli, senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate in questo stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfacci la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Preghiamo ora insieme per tutte le vittime della brutalità dell'uomo sull'uomo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo per coloro che sono stati vittime della cieca violenza nazifascista. Don Bruno ci guiderà in questo momento di raccoglimento, al termine del quale sarà benedetta la corona. Ringrazio coloro che hanno parlato prima di me e davvero le cose dette sono motivo di grande riflessione. Ecco, io vorrei in questo momento completare, se è possibile, tutte queste parole pregando, cioè chiedendo a Dio che abbia ad aiutarci a vivere questi valori fondamentali della nostra vita umana, della nostra vita sociale. Ecco, vorrei pregare anzitutto perché la religione non sia più motivo di violenza, di odio, di sterminio, che anche oggi succede proprio questo. E poi il secondo motivo vorrei pregare e chiedere a Dio che noi abbiamo, come è stato anche ricordato in questi discorsi, sottolineare il positivo che c'è stato e che vogliamo ci sia anche in futuro e in tutte le realtà della vita umana e soprattutto in chi ci sta accanto, perché le guerre, le violenze, le atrocità che abbiamo ricordato sono frutto della incapacità di riconoscere chi ci sta vicino, chi ci sta di fronte, chi è diverso da noi. Ecco, che abbiamo a sottolineare il positivo che c'è in tutti e riconoscendolo, farlo crescere e così abbia a costruire una fraternità, una civiltà più fraterna, più umana. Allora preghiamo. Uniamo le nostre voci in una sola preghiera, perché nella luce della Pasqua, in cui Cristo ha dato la vita per unire l'umanità e non la sua famiglia, si realizzi l'ardente attesa di un mondo rinnovato della verità, della giustizia e dell'amore. Per questo ripetiamo, da libertà e pace ai nostri giorni, o Signore.
Dio, giusto e misericordioso, conferma in noi la fede nella vittoria del Cristo sul, sul peccato e sulla morte, perché non ci arrendiamo mai alle forze del male. Noi ti preghiamo. Dai pace ai nostri giorni, oh Signore. Fa che le immense risorse della terra e dell'ingegno umano non siano disperse negli sprechi, nelle armi di distruzione e morte, ma utilizzate per sollevare le moltitudini che gemono nella miseria e nella fame. Noi ti preghiamo. Dalla libertà, pace ai nostri giorni, oh Signore. Tocca il cuore di pietra di coloro che in ogni parte del mondo opprimono, vendono, uccidono i propri fratelli. Accogli nella Santa Gerusalemme le vittime innocenti di tutte le stragi, di tutti i caduti per la causa della libertà e della giustizia. Noi ti preghiamo. La libertà e pace ai nostri giorni, oh Signore. Fa che la pace e i giovani camminino insieme, perché il volto giovane della pace e il vostro pacifico dei giovani siano garanzia di un sicuro domani per l'umanità. Noi ti preghiamo. Dalla pace e giovani. Aiutaci a non nominare in vano il nome della pace, per essere promotori e testimoni, con gesti concreti e coerenti nella quotidianità della vita. Noi ti preghiamo. La libertà e pace ai giorni, oh Signore. Tu che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le nazioni della terra, fa che quanti ti riconoscono creatore e Signore formino una sola famiglia. Noi ti preghiamo. La libertà e pace ai nostri giorni, oh Signore. Benedetto sii tu, o Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germinata in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione costruiscono per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. A te la gloria nei secoli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo risorto, nostro Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Di Cernobbio, dottor Paolo Furboni, accompagnato dalle note del silenzio eseguite dal giovane Lorenzo Taroni e dagli alunni della scuola primaria, voi presenti, deporrà ora presso il cippo posto al centro del luogo della memoria la corona di fiori dedicata a tutte le vittime della Shoah e a coloro che hanno sofferto per le atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Delle associazioni,
e amministratori e dipendenti comunali, nonché tutti i cittadini che hanno voluto partecipare a questa cerimonia. Fatemi aggiungere solo una parola, ed è il mio ringraziamento ulteriore, come diceva Grazia adesso, a tutti i ragazzi in particolare. E una cosa che pensavo, il fatto anche di aver dovuto, gli hanno costretto anche a imparare a memoria, sa che non si fa quasi più nelle scuole di imparare a memoria le poesie, ma il fatto di aver imparato a memoria quelle parole credo che serva a voi, ma credo che serva a noi tutti averle ascoltate da voi recitate, perché sono un po' il senso di quello che abbiamo voluto fare oggi qui. Quindi non un ricordo, come è stato detto più volte, sterile del passato, ma è importante approfondire, ragionare, imparare, perché se non si studia non si arriva da nessuna parte, ma poi bisogna anche rendere vivo l'insegnamento. Quindi un grazie di cuore a tutti. Solo una cosa, volevo ricordare, ringraziare, è presente una signora che subì la deportazione oggi, è la signora Irene Ortu. Non è italiana di origine, venne deportata da Ucraina. Dall'Ucraina? Sì. Nella Germania nazista, e alla fine della guerra, liberata, sposò un cittadino di Chernobyl e venne ad abitare, che era pure deportato, un internato militare, e oggi è ancora tra di noi. Volevo semplicemente ricordare questa figura. Grazie a tutti.